manca la maniglia, ma soprattutto io e voi dobbiamo assolutamente parlare. Come state? Tra l'altro, ok, la Sony era un pochino storta. È da diverso tempo che non vi parlo in maniera così aperta e diretta, però ne avevo assolutamente bisogno. Vi ricordate quei video sul mining? Quanto cavolo erano belli? Non parlo a livello di qualità, di montaggio, che era anche abbastanza discutibile all'epoca. Proprio a livello di community, di informazione, di qualità del contenuto vero e proprio. Bene sì, mi ricordo quanto la community era estremamente attiva, ma soprattutto felice di vedere quella tipologia di contenuto. E quindi eccomi qui. Quello che leggete nel titolo non è un clickbait, bensì la pura verità. Voglio ricominciare a fare mining, però fermi tutti. Già li vedo lì che scrivono: no, ma non conviene. Aspetta, fammi spiegare un pochino di cosa in questo video, poi passi ai commenti. Tra l'altro, da questo video voglio adottare un attimo una politica particolare sui commenti. Quindi, intanto, a fine video, una volta che hai il tuo parere, naturalmente lo voglio nei commenti. Però, assieme a quello, lascia pure il tuo tag di Instagram, perché ad ogni video, da oggi in poi, estrarrò una persona a cui donare 10 euro, così. Quindi scrivimi il tuo tag, oltre che un commento riguardo al video. Quello che mi piaceva un sacco di quei video è che erano dei veri e propri documentari, cosa che in realtà secondo me nel mio settore si può fare davvero con ben poco, perché giustamente il copy trading ad esempio non richiede dei report così specifici, non c'è così tanto da fare, da costruire, da calcolare, ok? E quello che secondo me piaceva tanto quel format, oltre tutto quello che vi ho citato prima, era proprio il lato tecnico che c'era dietro, una cosa che effettivamente era proprio interessante a prescindere dall'interesse che ci possa essere poi o meno sul discorso del mining. Vi devo dire tipo 30.000 cose in questo video, ma non voglio nemmeno farlo durare 200 ore. Allora, andiamo per step. Partiamo dalla prima cosa. Voglio ritornare a fare mining? Sì, ma non posso ritornare a fare mining come prima, perché il mercato non permette più di fare un mining così semplice. Non si può comprare un computer e lasciarlo minare. Se già prima era difficile far tornare i conti, ora lo è ancora molto di più. Quindi c'è bisogno di trovare un modo differente di farlo. E in questa serie, perché sto inaugurando una vera e propria serie, voglio con voi cercare il metodo migliore per poter, almeno a scopo scientifico, didattico, di istruzione, capire come cercare di fare una cosa che vada comunque in profitto, seppur di poco, e che non sprechi quantità di energia disarmanti. D'altro canto, però, mi piacerebbe provare anche delle applicazioni di cloud mining, che so essere tante, ma tante scam, però alcune volte possono essere dei progettini un po' interessanti. Mi sono segnato un attimo sulla lavagna di acquistare i popcorn per l'inizio di questa nuova serie. No dai, ritorniamo un attimo seri, ho dovuto controllare che stesse registrando tutto bene, perché è la prima volta che utilizzo questo setup separato dalla stanza registrazioni. Volevo ricreare questa serie in modo tecnico, volevo provare con voi a stilare un progetto nei prossimi video per capire come poter raggiungere questo obiettivo. Non so nemmeno se sia fattibile, ma in teoria ci sono dei modi per riuscirci, però più che altro mi piace proprio l'idea di impostare tutto questo in modo proprio, in modo di didattico, cioè proviamo a fare questo, vediamo se ci riusciamo, cosa faccio, come lo faccio, tutta questa tipologia di informazioni che ho visto essere di grandissimo interesse. Ora, l'unico modo per saperlo è sicuramente il vostro commento, perché io da questo video potrò trarre delle conclusioni, potrò capire se la cosa vi può interessare, seppur un po' matta sia, però dovete capire che questo è il mio lavoro, quindi mi piace fare le cose anche un po' matte, mi piace testare e provare, lo sapete benissimo, io non dico che quello che faccio debba funzionare. Io dico che voglio provarlo assolutamente. Anche all'epoca, quando feci quella serie del mining, era continuamente sotto attacco di tanti, però in realtà non di così tanti, che si lamentavano del costo dell'elettricità, non puoi farlo. Io l'ho fatto perché mi piaceva farlo, e in più tra l'altro ero anche in profitto. Quest'oggi però la sfida si fa ancora più interessante, quindi c'è modo davvero di guadagnare ancora con il mining? C'è qualcosa che non sappiamo? Ci sono dei metodi? Ad esempio, in questo momento tanti stanno utilizzando dei Raspberry, che sono dei mini computer, per fare dei nodi per Bitcoin. Cioè, ci sono davvero tante vie. Io stesso non sono più così dietro informato, perché ho abbandonato, forse condizionato dalla quantità di persone che dicevano che il mining fosse morto, fosse impossibile farlo. Mi sono lasciato trasportare da questa corrente, però effettivamente a me piacerebbe farlo. L'unico elemento che sto aspettando è semplicemente la vostra
risposta. Un'altra cosa che volevo condividere con voi a cuore aperto è che effettivamente negli ultimi mesi, trasformandosi sempre più in lavoro, un'altra cosa che volevo condividere con voi a cuore totalmente aperto è che effettivamente negli ultimi mesi il rapporto tra me e voi è molto più distaccato. Io sento che ho bisogno di riavvicinarmi a voi in questo modo e avendo una comunicazione molto più diretta e meno filtrata con questa serie. Cioè io questa serie voglio che sia la rinascita della community del mio canale, soprattutto quella magari un po' geek, un pochino più nerd sulle cripto. Io ho iniziato a minare in modo probabilmente fake già nel 2013, ho sempre raccontato questa storia, molti non ci credono ma a me poco interessa. Già utilizzavo dei software che permettevano di minare Bitcoin su dei computer orrendi e che probabilmente erano delle pool scam, però effettivamente io questo argomento lo conosco, non in maniera appunto da tecnico, da professionista, da 10 anni, ed è quello che effettivamente mi ha fatto conoscere su questa community. Quindi voglio assolutamente con voi rispolverarlo e vedere cosa riusciamo a fare. Io ho davvero un botto di idee in testa che probabilmente non saranno profittevoli, però io voglio provare a vedere cosa si può fare. Tra l'altro ora ho uno spazio dedicato, abbiamo dei nuovi uffici, tutto questo spazio ci può permettere di sviluppare diverse cose, diversi progetti, quindi perché non sfruttarlo? Io direi che per questo video, tra l'altro per nulla programmato, cioè io ci stavo pensando a questa cosa da un po' di tempo, però oggi ho detto faccio il video, lo pubblico, non me ne frega. Penso che abbia detto tutte le cose più importanti, però non voglio farlo durare mezz'ora, 40 minuti, che potenzialmente potrebbe anche durarci. Se vi piacciono video di questo tipo io ne porto altri, ho davvero tanti argomenti di cui vorrei discutere con voi, però evito di solito perché non voglio annoiarvi, per dirlo con una parola un po' sintetica. Grazie mille, fatemi sapere nei commenti e ci vediamo in un prossimo video.